Cari amici, bentrovati. Ringraziamo i sacerdoti che ci hanno accompagnato in questo periodo, prima Don Gabriele, poi Don Andrea, infine Don Simone, che nella sua preghiera ci porta al cuore di Maria. E riprendiamo così questo tempo ordinario che scorre tra il Natale e la Quaresima. Sappiamo che quest'anno, la domenica, leggiamo il Vangelo di Marco e quindi ci sono dei passaggi decisivi. Però questa prima domenica dopo il tempo di Natale non ci è tanto offerto il Vangelo di Marco quanto quello di Giovanni. In altre occasioni l'Evangelista Giovanni interverrà ad arricchire il racconto di Marco. Quando noi diciamo di credere, emerge necessariamente una duplice consapevolezza. Ma per comprendere bene questo, ascoltiamo con attenzione la pagina evangelica. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa «maestro», «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che aveva udito le parole di Giovanni e lo aveva seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. La prima cosa che dobbiamo sottolineare è che nessuno di noi arriva alla fede da solo. La fede non è una conquista personale o il risultato del fai da te. La fede è sempre conseguente a una mediazione, a una testimonianza che ci ha raggiunto. Questo ci è indicato chiaramente nella prima lettura che ascolteremo in questa domenica, allorché Samuele conosce il Signore perché il sacerdote Eli lo guida, lo aiuta, gli insegna a riconoscere la chiamata di Dio a lui rivolta. E il Vangelo stesso ci ricorda che è Giovanni Battista a indicare Gesù a due dei suoi discepoli che poi diventeranno discepoli di Gesù e a loro volta indicheranno Gesù anche ad altri perché possano diventare discepoli, cioè imparare da Lui. Ecco, essere accompagnati alla fede e accompagnare alla fede si traduce nell'accogliere la chiamata di Gesù attraverso le mediazioni che ci portano a Lui e che ci aiutano a incontrarlo. Abbiamo però una seconda considerazione da porre. Vedete, ciascuno di noi arriva alla fede perché con tutta libertà sceglie di accogliere la parola di Dio e di stare con Lui. Samuele, nella prima lettura, è colui che non lascerà cadere nessuna parola del Signore a lui rivolta. E nel Vangelo i due discepoli di Giovanni
diventano discepoli di Gesù, come abbiamo detto, ma proprio perché ascoltano la testimonianza di Giovanni e scelgono di andare dietro a Gesù e di stare con Lui. Ecco, la provvidenza di Dio ci mette a disposizione le mediazioni, le occasioni, le possibilità di riconoscere la voce di Dio, e a noi rimane la scelta di ascoltare e di stare con Lui. Per cui la fede non è la pratica di una religione. La fede è ascolto e adesione al Signore. E l'esercizio della religione ha senso solo se è espressione di ascolto e di adesione del cuore. Ecco, vorrei semplicemente indicarvi tre atteggiamenti concreti perché la nostra vita sia viva e sia piena, come cammino di fede, come gioia della fede, come ascolto, come adesione del cuore. Il primo atteggiamento: ascoltare le sue parole e non lasciarle andare a vuoto. Vedete, Dio nella sua provvidenza trova molteplici occasioni per raggiungerci, per parlarci. Però non può fare nulla se noi non siamo pronti alla sua chiamata a causa delle molte sordità che assediano la nostra vita. Si dice che non ci sia peggior sordo di chi non voglia sentire. Ahimè, proprio quando Dio ci parla emerge la nostra sorda indisponibilità ad ascoltarlo, la nostra sordità. Un secondo atteggiamento: scegliere di stare con Lui. Questo decisivo atteggiamento della fede sta a fondamento di tutto. La nostra fede rischia a volte di attaccarci alle cose di Dio più che a Dio stesso. Invece è necessario ritrovare e gustare lo stare con il Signore. Anche se non c'è niente da fare, anche se questo può sembrarci non operativo, anche se ci sembra un tempo inutile sprecato. Ma c'è un terzo atteggiamento a cui dobbiamo dare attenzione: dire Gesù a coloro che incontriamo. La prova che il nostro ascolto non è stato inutile e che la nostra adesione è pienezza di vita si traduce nel dire Gesù. Abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato colui sul quale la nostra vita può decisamente, gioiosamente appoggiare. Ecco, non dobbiamo nasconderci che questi tre atteggiamenti che ho richiamato non emergono nel vissuto di fede dei nostri giorni. Forse proprio per questo viviamo in una Chiesa piena di affanni e poco piena di Dio. Vivere di Dio vuol dire accogliere le parole che Lui ci rivolge, vivere di Dio vuol dire operare restando con Lui. Vivere di Dio è dire Gesù. E ho voluto riscoprire un insegnamento del Santo Pontefice Paolo VI in quella grande udienza generale del 1 febbraio del 1967. Sostiamo ancora un momento sul pensiero della conoscenza che dobbiamo avere di quel Gesù dal quale abbiamo celebrato
con tanto gaudio e tanto onore la Natività. Dobbiamo conoscerlo, conoscerlo meglio. Non basta un ricordo convenzionale, non basta un culto nominale. Dobbiamo renderci conto circa la sua vera, profonda, misteriosa entità, circa il significato della sua apparizione nel mondo e nella storia, circa la sua missione nel quadro dell'umanità, circa il rapporto che intercede tra lui e noi e così via. E il Papa continua, quasi col desiderio insaziabile di dirci qualcosa di grande. Non avremo mai finito di sondare il mistero della sua personalità. Una persona, quella del Verbo di Dio, vivente nelle due essenze di Gesù, la natura divina e la natura umana. Non avremo mai finito di ascoltarlo come maestro, di imitarlo come esempio, di amarlo come salvatore, eccetera. Non avremo mai finito di scoprire la sua attualità, la sua importanza per tutte le vere e grandi questioni del nostro tempo. Non avremo mai finito di sentir nascere in noi con esperienza spirituale unica il desiderio, il tormento, la speranza di poterlo alla fine vedere, incontrarci con lui e di capire e di gustare fino alla suprema felicità che egli è la nostra vita nuova e vera, la nostra salvezza. Buona domenica a tutti voi, cari amici. A risentirci. Thank you.